Si parla spesso di valore legale della PEC e di come sia proprio questa caratteristica che distingue il servizio da un semplice sistema di posta elettronica. Cerchiamo però di capire meglio che cosa significa valore legale. Innanzitutto, è la legge stessa che stabilisce caratteristiche e modalità per l'erogazione e l'utilizzo della PEC. Ed è sempre nel decreto del Presidente della Repubblica numero 68 del 2005 che la PEC viene definita il servizio che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Il sistema stesso, alla base della PEC, infatti, prevede la ricezione di apposite notifiche che servono a garantire l'inalterabilità del messaggio, la data e l'ora certa di invio e consegna o mancata consegna. In parole povere, mentre il destinatario di un messaggio di posta ordinaria potrebbe mettere in dubbio non solo la ricezione di un determinato messaggio, ma anche il fatto che questo gli sia arrivato inalterato, con la PEC questo non può accadere. Se la posta elettronica ordinaria è infatti vulnerabile e non prevede nessun tipo di prova che dimostri il recapito del messaggio, nella PEC sarà sufficiente esibire le notifiche di accettazione e di avvenuta o mancata consegna per fornire una prova legalmente valida. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!